that are two wheels, one a mirror holding us still right now. Grandissima Ilaria, guarda, ti faccio un applauso io, dopo devi tornare perché i nostri ospiti stanno entrando adesso in studio e quindi grazie. Dovrai tornare, però vieni qua vicino a me, ti faccio i forti forti complimenti davvero. Grazie mille. Sei la prima che deve ballare da sola in questo studio, com'è andata? Diciamo che poteva andare meglio. No, anche te sei di quelle critiche che assolutamente non ti propria prestazione. No, però potevo entrare, diciamo, un po' più nell'atmosfera, però mi reputo, diciamo, datti un abbastanza... voto? Dai, sul 7. Ah, meno male. Un meno pochino male. Più ottimista, sì. Meno male, meno male. Sì, sì. Senti, ricordiamo il nome della tua scuola? Scuola... Di, non no, riprendiamo fiato con esatte piano di Dance Urbana Revolution di Chianciano Terme. Ok, sì. Ti trovi bene? Quanti anni benissimo, sono che balli? Benissimo, ormai 6 più o meno, 6-7. Sì. Quindi praticamente ognuna di voi mi par di capire che una volta arrivata in questa realtà non la lascia più. No, ci siamo davvero davvero troppo affezionate e è impossibile, diciamo, lasciarla. Anche perché fate degli stage importanti, sì. Avete una collaborazione importante, i vostri maestri sono forti. Sì, vengono anche da Perugia e quindi molto spesso ci invitano a stage e lezioni aperte che si tengono con importanti ballerini là. Sì. Quindi riuscite a crescere, insomma, sì, professionalmente. Esatto. Benissimo, sono arrivati i nostri ospiti, non ti hanno visto ballare e quindi dovrai tornare dopo. Perfetto. Va bene? Ci farai un altro ballo, ok? Ok, benissimo. Grazie. Grazie, mille. Grazie alla nostra Ilaria. Back on.
instead of two wheels, one mirror holding the steering now. Bravissima la nostra Ilaria! Facciamo un applauso per Tommaso. Vieni qua vicino a me, passa pure dietro. Allora, Ilaria adesso deve riprendere fiato. Questo è un po' diverso dal varietà, in un certo senso. Sì, un altro tipo di danza, Mireno. Sì. Te che pensi? Insomma, a livello di difficoltà ti sembra complicato? No, io riuscirei a farlo in un modo sia quello che l'altro, cioè senza tanto. Senza problemi, potresti farlo benissimo. Sì, benissimo. Con la coreografia di Fabio riuscirei a farci, ma non so fra quanto tempo. Però. Ah sì, certo, bisogna un po' prepararsi. Arriva lì e quanto ti sei preparata? Tanto? Abbastanza, due settimane. Due settimane. Considera che quanti anni so che fai questo tipo di ballo? Sei anni, ce lo diceva prima. Cioè, te sei nata, già ballavi, insomma. Diciamo. Quanti anni hai? Quasi 17. Ilaria Pinsuti, 17 anni quasi, però lei è già da 6 anni che balla con questa scuola e sta crescendo tantissimo, tanto che oggi ti hanno, diciamo così, assegnato di poter fare una cosa da solo. È la prima volta, quindi sì, esatto, grande sono stima. Molto, sì, sono molto, diciamo, fiera e soprattutto, insomma, felice di questo incarico che mi hanno dato, ecco. Senti, allora, nella prima esibizione si è data un voto da sola, 7. Sì. In questa seconda esibizione che voto ti dai? Hai un 7 più, un pochino meglio del... Ma noi ti diamo 10, no 7 più, ma che 7 più? Sei bravissima. Grazie mille. Allora, ma delle discipline che ci sono all'interno della scuola, ricordiamoci, hip hop... House, poi abbiamo anche break dance... Video dance, no, quest'anno no, il giochi corso, giochi. Però il gioco appunto danza dei più piccoli. Anche. Ok, ecco, tu quale ti piace di più? È una bella scelta tra hip hop e house. Mm-hmm. Non c'è, diciamo, uno che mi piace particolarmente. Infatti fa tutte e due. Esatto. Certo. Rispetto agli altri, anche perché sono legata a entrambi in maniera diversa. Quindi diciamo un po' alla pari, ecco. Allora, vogliamo con te promuovere l'iniziativa che praticamente la vostra scuola sta mettendo in campo, perché ci sarà modo di vedere tutto il corpo di ballo, perché di questo si tratta, sì. Qui si parla sul serio di un numero importante di ragazzi, piccoli ma anche grandi, bravi, con degli insegnanti particolarmente preparati che spesso sono anche a fare concorsi all'estero, a New York e in tanti altri posti dove la danza urbana nasce e si sente forte. Stanno preparando una cena spettacolo, per essere precisi, sì. Per il 22 di dicembre. Sì. In teoria è riservata per la cena degli auguri, in pratica aperta a tutti, dai, lo dico io. Sì, bravissima. Ecco, perché mi sembra giusto... E potremmo, oltre che mangiare, anche vedervi in esibizione. Esatto, quindi sarà un invito, ecco, caloroso a tutti quelli che vorranno.
potranno appunto vederci e partecipare. Ecco. Tra l'altro nella centralissima Piazza Italia a Chianciano Terme, all'interno della tensio struttura organizzata per l'evento del paese di Babbo Natale, dove si svolge in questo periodo la cena con Babbo Natale, ecco, il 22 dicembre ci sarà la cena con l'Hip Hop Revolution Dance. Esattamente, okay. Quindi accorrete numerosi. E ti vedremo anche in quella circostanza. In bocca al lupo e grazie. Grazie mille. Grazie e complimenti. Ciao, grazie.